Buongiorno, non so se sentirà, comunque siamo in partenza per Londra. E qui ovviamente sempre messa a fuoco quasi niente, comunque il tempo è pioggia, quindi della serie ci prepariamo un tempo tipico londinese e ci vediamo appena atterriamo. Comunque vi dico solo che dalle 2:30 ci sono sveglio perché non avevo sonno. Quindi ci vediamo a Londra. Siamo arrivati con freddo mecco, non ce l'aspettavamo. Piove e adesso usciamo dall'aeroporto. Cioè, prima pausa bagno, ovviamente. Volo abbastanza, cioè, tranquillo, a parte il mega ritardo, però. Per fortuna non dobbiamo prendere coincidenze. E niente, ci vediamo poi dopo. Cibo, ho mangiato anche la carta. Siamo arrivati a Camden Town. Non riesco nemmeno a parlare perché abbiamo fatto un giro torto, cioè poi indicazioni zero e poi dicano noi italiani, però. E ora siamo da Starbucks. Adesso io sono a fare colazione, merenda e poi andiamo in albergo. E ci vediamo dopo. Allora, siamo arrivati in albergo. Tutto questo. Volete il room tour? Io ve lo faccio il room tour. Comunque, cioè, tipo, è bellissimo. Qui c'è il letto. Faccio vedere, c'è uno specchio bellissimo. E un letto super comodissimo. Che bello. Però fa un po' freddo, sinceramente. Vi faccio il room tour, eh. Allora, qui c'è il mio outfit, specchio, qui come dicevo, porta mega letti, cioè sono giganteschi, c'è pure il tramontino, raga. E qui c'è il bagno, c'è anche le cosine, campioncini, c'è, ma io sto felicissima, no, vabbè, adoro. E questi saranno tutti i miei, eh. Qui c'è la vasca. Qui c'è la roba per fare colazione. C'è colazione che tanto noi non la faremo perché abbiamo Starbucks. Ragazzi, abbiamo Starbucks dentro l'albergo. Insomma, quanto io sono be happy. E adesso risposiamoci un attimino, mettiamo in carica le nostre energie e poi ripartiamo. Però è bellissimo. Ok, siamo arrivati a London Bridge, ovviamente con l'ombrello, e cioè tipo stanno tirando i cannoni, qualcosa del genere. Sentite? Cioè, trema. E ovviamente, ripeto, piove e adesso cerchiamo di avvicinarci verso il Tower. Cannoni. E niente, però è bellissimo. Giuro, vi faccio vedere un attimo. Non so se si vede. Aspettate, eh. Vediamo, ecco di qua. Aspettate, non si vede. Aspettate, vi giro. Così allora, eccoci qua al Tower Bridge. Ovviamente questo rumore che sentite è la pioggia battente perché sta diluviando.
però sono riuscita a fare due scatti, cioè proprio due scatti, e adesso facciamo, come diremo a Firenze, Lungo Arno verso Westminster. Se smettesse anche di piovere sarebbe una cosa super positiva, però penso che non smetterà mai. E aspetta, perché vi volevo far vedere la panoramica. Ripeto, se torno con 40 di febbre. Aspettate, ve la faccio vedere da un'altra inquadratura. Ovviamente passo sotto l'albero. Viva me! Pioggia! Pioggia! La neve! Pioggia! Mamma mia, raga, che tempo! Non si vede molto bene. Ora, quando siamo dall'altra parte, forse si nota meglio, però è tipo bellissimo. È veramente veramente stupendo. Eccoci nella zona di Westminster. I bing bang nelle stalle. Ovviamente ancora piove, non vuole smettere, qui c'è London Eye. Quindi ora andremo da questa parte dove c'è il ponte, faremo lungo lì e poi vediamo un attimino come fare, perché siamo un pochino bagnate, un po' tanto. Quindi dai, andiamo. Ecco, come avete sentito, diceva la mia amica, come è brutto girare con l'ombrello, perché è proprio vero, perché non ti godi assolutamente niente. Però vabbè, via. Vi diciamo che c'è un sacco di baracchini super interessanti per comprare. Wow. E poi giustamente siamo, che giardino si chiama? St. James Park. Eccolo qua. Ovviamente le ambulanze, qui ci sono delle specie di papere ciccionissime, ci sono enormi, giganti. Un bellissimo outfit, siamo così, rosa e blu, come le fate? E ora dice anche il vento, aspettate, perché... Comunque siamo in questo magico parco, vi faccio anche vedere, qui è bellissimo, aspettate, vi giro. Oh, wow, però è bellissimo, cioè non si direbbe che siamo a Londra, cioè... Guarda gli acropoli, oddio, vi vedete? Guardate che amore, si riparano. Cioè? Allora, non so se mi sentirete comunque, sta pioviscolando ma fa di poco, e comunque questa è la zona dove comunque abbiamo il nostro albergo, poi ve lo faccio vedere. La zona comunque penso la riconoscete per chi c'è stato, è Camden Town. E io e la mia bellissima voce nasale. È molto particolare, molto tipo vintage, tipo rocchettara. Però c'è un sacco di così. Tenete conto che mi sono presa una felpa perché sono fradicionezza. In che way?
E poi vi faccio vedere la nostra cena. Cioè, è una cena molto, molto dietetica, dobbiamo essere sinceri. Anche se avevamo, cioè, io avevo intenzione di sushi, però cioè, siamo svegli dalle 2:30 di mattina. Quindi, cioè, alla fine abbiamo optato per tipo ramen e una specie di sandwich. E niente, ora comincia a fare più freddo. Comunque qua c'è poi il nostro albergo, quindi ci vediamo poi dopo dalla stanza. Allora, buonasera, scusate per lo status, ma volevo comunque darvi la buonanotte, quindi perché siamo, cioè potete vedere le occhiaie e tipo tutte le labbra screpolate per del freddo. E sì, questo è poi un acquisto che ho fatto, vi farò vedere, cioè ve lo faccio vedere adesso, è tipo una felpa dove c'è scritto tipo London, aspettate che ve la faccio vedere meglio. Ed è fatta, un attimo, solo scritta così, cioè non si legge bene perché cioè avevo bisogno di una felpa. E questo è il mio faccio, stanchissimo, e quindi adesso mi sa che dormiamo e ci vediamo domani mattina con la continuazione del vlog. Non so perché sto guardando in alto invece del basso, però. E comunque buonanotte a tutte, ci sentiamo domani. Ma buongiorno, allora siamo uscite, siamo senza giubbotti, solo con le felpe, e adesso andiamo a fare rifornimento colazione. Però mi sa che, ecco, dove volevo andare io, Hate però è chiuso, quindi ne dobbiamo trovare un altro. Era quello? No, close. Ah, open, sì. Ok, e quindi adesso, no, andiamo a attraversare lì. Andiamo a fare colazione. E c'è anche un po' di solicino. Che bello, cioè, poco, ma vabbè. E ci sta brava, ci sta contenta. E vi rifaccio rivedere la zona dove siamo. E tra l'altro è tipo tutto chiuso. Comunque è questa. Adesso è Camden Town. E gli autobus a due piani, non potevo non vederli. I capelli stanno come vogliono loro. E quindi adesso andiamo a cibarci. Ci vediamo dopo. Oh mio Dio, siamo arrivati a Covent Garden. Ma che fanno tutti i mercatini? Gelato e cioccolato. Allora, siamo a Green Park e oggi finalmente, cioè, riusciamo anche a camminare e a fare tutto senza ombrello, però è bellissimo, cioè un po' le cascine di Firenze, solo più
gigantesche praticamente. E quindi passeggiata nel parco, però cioè, ripeto, oggi si sta molto 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 bene. Cioè, rispetto a ieri sembra un altro giorno, cioè, forse questa è primavera, però è bellissimo questo posto. E quindi direzione Buckingham Palace e poi faremo Hyde Park, si mangerà qualcosa lì ma con calma. Poi bisogna fare un posto super super instagrammabile che poi faccio vedere e poi piano piano si finisce di fare l'altra parte dell'itinerario. Però è bellissimo questo posto. Ma vogliamo parlare della bellezza di questo posto? E siamo a Perghi Portion Cakes. È bellissimo. Allora, siamo da Hyde, siamo nel parco di Hyde Park. E abbiamo fatto il giro di Harrods. E adesso abbiamo mangiato e siamo sì, proprio in questo bellissimo parco. Che ci sono tipo le papere che ti vengono tu per tu. Cioè tipo questa, sta a vedere, guarda. Cioè vengono tipo vicinissimo. Cioè qui siamo noi. No. È bello, molto, molto, molto bello. E là c'erano anche tipo i cucciolini, cioè i paperottini. E intanto qui i pictures. E ora quindi un po' di relax qua e poi riprendiamo. Allora, adesso stiamo andando in un posto super super bello a prendere, non lo so, forse un tè, qualcosa, e vi dico solo che, lo vedete già, ha tutti i fiori roselli, fiori roselli, ma è fantastico, cioè io amo Londra, cioè amo Londra in parolone, perché hanno tutte queste vetrine con tutti i fiori, cioè, ma vogliamo parlarne di quanto è bello? No vabbè, è bellissimo. Allora, buongiorno. Allora, terzo giorno e oggi termina il vlog perché alle 3 di oggi andiamo in aeroporto e torniamo a casa. E poi ieri pomeriggio non vi ho fatto vedere tanto perché avevamo un concerto di una band giapponese, The Gazette, non so se la conoscete. Quindi alle 3 ci siamo messe in fila ad aspettare che aprissero alle 8 sotto il freddo, il vento, il ghiaccio di Londra. Però vabbè, aspettate che devo trovare una posizione comoda perché sennò mi fa male il braccio e queste luci qua fanno proprio schifissimo. Quindi adesso sono in realtà alle 7:23 qui a Londra, ci iniziamo a preparare, così facciamo il check out, andiamo a fare colazione, stiamo comunque nella zona di Camden Town e farò vedere un pochettino meglio magari baracchini eccetera, colazione e poi alle 10:30 metro, treno e aeroporto. E reso conto, ok, allora diciamo che non è brutta come città, diciamo che per i mezzi pubblici, per quanto riguarda spostarsi, la metro comunque è eccellente, come a Parigi ovviamente. Poi per quanto riguarda la città, comunque poi si deve vedere, c'è veramente tantissimo,
Cioè, ovviamente le cose più importanti come Buckingham Palace, London Eye, il Tower Bridge, la prigione, il Hyde Park, St. James Park, mi sono piaciute. Non mi è piaciuto, cioè mi aspettavo di più, Piccadilly Circus e anche sinceramente Trafalgar Square. Cioè, non è come me l'aspettavo, ecco. Avevo gli occhiali perché magari faccio prima, mi danno il riflesso. Cioè, un po' mi ha deluso in parte, però ovviamente la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è stata comunque il parco di Hyde Park e St. James Park. Cioè, è una cosa allucinante, cioè io sono rimasta, oh mio Dio. E tra l'altro è una cosa che ho scoperto di me perché non è che amo i parchi, la natura, eccetera. Però qui sono giganteschi. Proprio è come se staccassi dalla vita normale, cioè dalle macchine, il rumore, eccetera, e venissi catapultato in campagna. Poi con tutti gli animali, le papere, i cigni, eccetera, gli scoiattoli. È molto, molto, molto bello. Poi cos'altro? Mi sembra. Basta. Comunque, sì, cioè, è bella Londra. Tornarci, boh, forse, magari più giorni, perché 3 giorni, insomma, anche perché noi avevamo un bel itinerario, diciamo che mi ha fatto tutto bene o male, ci mancava oggi di vedere tipo un bar, perché ieri, avete visto, sono stata da Peggy Portion e St. Amy's, che comunque sono tipo dei luoghi instagrammabili, infatti ho scattato tantissime foto, però comunque c'è. Cioè, alla fine le grandi cose le vedi, ci mancava perché non ce le facciamo il British Museum da vedere, però pazienza, cioè non, alla fine l'abbiamo messo proprio ultimo, detto, vediamo se ce la facciamo, poi alla fine non ce l'abbiamo fatta, ma pazienza. E quindi dai, comunque un 7,5 come città se lo prende Londra. L'unica cosa è che magari per noi italiani è un po' diverso, cioè io ho fatto una fatica boia, è il fatto dell'ora, cioè io vi giuro, cioè il fuso orario di un'ora mi dà fastidio, cioè in realtà sarebbero le 8:23 in Italia, quindi cioè tenete conto, mi è scombussola a fare il cambio dall'ora legale all'ora solare, quindi figuriamoci. E poi è troppo freddo, cioè un freddo freddo, cioè per essere giugno fa troppo freddo perché 10 gradi a giugno non si vedono manco la sera, quindi infatti cioè, ho anche un po' di paura quando torno a terra a Pisa perché comunque cioè, avrò la maglia a collo alto perché non è che posso uscire in canottiera, poi infatti sicuramente in aeroporto mi cambierò e metterò in canottiera perché là farà un caldo bestia a Firenze. E Pisa e Firenze, quindi boh, vabbè. Poi basta. Poi basta, quindi scendo giù, check out, colazione, Camden Town Zone. E ci vediamo dopo. Questi sono un po' i navigli di Londra. E questa comunque è la zona tipo del mercato, quindi tutto molto molto mangiareggia e ovviamente essendo le 8 del mattino è tutto chiuso. E praticamente quello lì era il nostro albergo.